Summer Basket 2017, ci siamo! Dopo avervi documentato con un servizio la finale del Summer Volley, è finalmente tempo di cambiare sport, di cambiare registro, di cambiare palla. Un saluto da Paolo Bianchessi che vi condurrà in questa bellissima esperienza, in questo viaggio alla scoperta di chi si è aggiudicato il Summer Basket 2017. Finale di questa prima edizione del Summer Basket ha visto contrapporsi le squadre Atletici ma non troppo e Basket 86, entrambe di Caravaggio. E mentre diamo uno sguardo al primo dei quattro tempi da 10 minuti, ecco a voi le formazioni. Atletici ma non troppo in maglia rossa profilata di blu, con il numero 1 David Vallejo, con il numero 2 Gerard Vallejo, con il numero 4 Brambilla Alessandro, con il numero 6 Rapetti Filippo, con il numero 7 Lanzini Alberto e con il numero 8 Biancini Francesco. Rispondono i Basket 86 in maglia bianco-verde, con il numero 0 Badoni Davide, con il numero 3 Diego Rossini, con il numero 4 Fontana Fabio, con il numero 5 Camurri, con il numero 6 Moroni Marco, con il numero 7 Fausto Bacis e infine con il numero 8 Valtolina Andrea. Spazio ora quindi agli highlights del primo e del secondo tempo, che sono finiti rispettivamente 13 a 17 per i Basket 86, ha visto invece la vittoria degli Atletici ma non troppo il secondo tempo per 15 a 11. More than you know, yeah, more than you know.
Ed erano queste alcune immagini, gli highlights, le azioni principali di quelli che sono stati i primi due tempi della gara. Vi ricordiamo quali sono stati i due risultati: il primo tempo si è concluso 13-17 per i Basket 86, il secondo invece ha visto la vittoria degli Atletici, ma non troppo, con un risultato di 15-11. E mentre ci prepariamo a vivere il secondo blocco di questi highlights, che contiene il terzo e il quarto tempo di gara, possiamo vedere quello che è stato il percorso delle due squadre per arrivare alla finalissima di questa sera. Le squadre partecipanti al torneo sono state 5 e si sono sfidate in un girone con partite di andata e ritorno. Quindi, oltre alle finaliste, hanno partecipato anche i Bomber, i Chuff e gli Street Kings. Chiaramente le nostre due finaliste si erano già incontrate in una doppia sfida di andata e ritorno durante il girone. Vittoria 21-20 a favore dei Basket 86 nell'andata, vendetta rosso-blu nel ritorno con uno schiacciante 37-22. Dopo aver eliminato rispettivamente i Chuff e gli Street Kings, nelle semifinali le due squadre caravaggine si sono ritrovate di fronte nella finalissima di questa sera. Vediamo ora le azioni salienti del terzo e del quarto tempo di gara. Il terzo tempo si è concluso con un risultato di 7-9 a favore dei biancoverdi, quindi dei Basket 86, quindi è stato il tempo che ha visto meno punti segnati a canestro. Il quarto tempo di gara invece è stato il principale, è stato il più importante, è stato quello in cui gli spettatori si sono divertiti maggiormente, proprio perché hanno assistito ad un finale al Cardiopalmo con il pareggio in extremis degli Atletico, ma non troppo, che con un tiro libero proprio negli ultimi secondi di gara hanno fissato il punteggio finale sul 46 pari, quindi pareggio dopo i 4 tempi regolamentari e quindi tempi extra, tempo supplementare. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know. Cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace.
We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are, show them we are. Finale, un grande evento sportivo all'oratorio di Bariano, uno sport che unisce, abbatte le barriere, diverte e fa riflettere sui temi ormai universali come quello del fair play e dei valori universali dello sport. Quindi, come anticipato, ancora 3 minuti da vivere, 3 minuti per determinare la squadra campione di questa prima edizione del Summer Basket 2017. Tempo supplementare, buona visione. Basket 86. Finisce qui quindi la finale del Summer Basket 2017 con un finale fissato sul punteggio 52 a 48 per i biancoverdi. Il derby di Caravaggio è tutto loro. Anche durante la partita abbiamo visto una maggiore costanza da parte dei biancoverdi, che si sono aggiudicati il primo e il terzo tempo supplementari, che però sono stati possibili solo all'ultimo istante al colpo di coda degli Atletico ma non troppo, che hanno fissato il punteggio in parità. Per quanto mi riguarda è tutto, ora diamo spazio alle premiazioni guidate da Michael Bettani, uno degli organizzatori. Io vi saluto e vi auguro una buona continuazione di visione con i nostri programmi. Un saluto da Paolo Bianchessi e buona estate. Ringraziamo l'organizzazione, tutte le persone che ci hanno aiutato a organizzare questo torneo, gli arbitri Gianmario Bono, Moreno Ferrari, Fabio Bonfanti e Paolo Maffi. Poi ringraziamo tutte le persone che sono state al referto, ai punti e al tempo, qua dietro alle nostre spalle. Ringraziamo ovviamente le squadre che si sono iscritte,
atletici ma non troppo, i Ciuff, Street Kings, i Bomber e Basket 86. Ringraziamo il pubblico che ha assistito a tutte le nostre partite e ringraziamo anche la Polisportiva e l'Oratorio di Bariano che ha permesso di fare questo bellissimo torneo, prima edizione del Summer Basket 2017. Ovviamente ringraziamo anche tutti gli sponsor grazie ai quali è stato possibile realizzarlo. Allora, andiamo invece alle premiazioni. Prima partita di questa sera è stata terzo quarto posto, seconda partita invece primo secondo posto. Noi comunque abbiamo deciso di premiare tutte e cinque le squadre che si sono iscritte. Allora, quinta classificata i Bomber, quarta squadra classificata, hanno giocato la prima partita di questa sera, ore 9:10 all'incirca, Street Kings. Terza squadra classificata, hanno vinto la prima partita di questa sera, 44-31, i Ciuff. Seconda squadra classificata, hanno giocato la seconda partita di questa sera, ore 10:10 all'incirca, Atletici ma non troppo. Ecco qua, tutta la squadra al completo. La prima squadra classificata, hanno vinto 52-48 la seconda partita, finalissima, Basket 86. Eccolo.